Ciao a tutti. Allora, oggi faccio un trucco veloce perché sono andata a fare la spesa. Volevo fare insieme a voi una prova. Mi leggo i capelli intanto, che altrimenti li sporco. Volevo fare insieme a voi una prova dell'applicazione di un dell'ombretto nero come eyeliner. Ho la pelle pulita, lavata, ho appena lavato la faccia e metterò giusto un po' di contorno occhi e un po' di crema idratante per potermi preparare. Allora, vedrete diversi video miei in questi giorni perché mi gira così. Diciamo che vi bombardo di video prima di partire perché le 2 settimane in cui sarò giù non farò video. Sto guardando che ho un pelo, ma non riesco a catturarlo. Ok. Allora, dicevo, quelle 2 settimane in cui sarò giù non farò video, quindi probabilmente. Allora, metto questa qui della Garnier, la Skin Active, quella al 99% di origine naturale, perché è l'unica crema leggera che mi permette di truccarmi senza sudare maledettamente, anche se per fortuna non c'è tantissimo caldo. Allora, che vi racconto? Il collo va molto meglio. Il collo va molto molto meglio. E anche le orecchie sono in via di risoluzione, quindi va meglio. Allora, ho inumidito la punta di questa spugnetta di Lidl che ho comprato 6 mesi fa, l'anno scorso, non mi ricordo, uno dei miei acquisti da Lidl, perché mi è molto più facile stendere l'occhio di Kat Von D con la spugnetta umida perché si stende meglio. Volevo comprare le mini beauty blender, quelle piccole piccole, ma sinceramente non so dove trovarle. Perché con questa così grande faccio fatica, o meglio, so dove trovarle. Le ho viste da Esselunga, ma hanno un prezzo proibitivo. Assolutamente proibitivo, quindi aspetto di trovarle a un prezzo decente, quelle proprio piccole piccole, che sono perfette per stendere il fondotinta, perché sono proprio piccoline, riesci a metterle anche nell'angolo interno dell'occhio, al contrario di questa che, essendo così grossa, fa fatica ovviamente. Allora, dicevo, voglio fare questa nuova, voglio provare insieme a voi proprio per la prima volta. Non l'ho provata, non lo sapete bene, io non faccio prove, non, insieme a voi questa nuova tecnica di applicare un ombretto nero con una punta d'eyeliner, bagnata come se fosse un eyeliner. Dicono che sia più preciso. Vedremo. Intanto metto un po' di cipria al solito. Allora, il Kat Von D, se non lo tamponate bene subito con la cipria, fa le righette. Diciamo che questo è un piccolo difetto, ma è facilmente risolvibile. La lentina si è girata, è facilmente risolvibile e
È un piccolissimo difetto in confronto a tutti i pregi che ha questo correttore, ossia, aspettate che sono qui, ossia permettere di non avere proprio le occhiaie in evidenza quando soprattutto sono così grosse e spesse come le mie. Allora, come ombretto, intanto cerco il pennello. Ok, usiamo questo qua, quello proprio da eyeliner di Kiko, numero 209. Come ombretto userò uno di una palette della Mesauda, che è molto scuro, molto nero e molto pigmentato. La palette in questione è questa qua, che è la Glam Matte. Voi la conoscete, ve l'ho già recensita, fatta vedere diverse volte se riesco ad aprirla. Sì, è la Glam Matte. L'ombretto ovviamente è quello nero. Inutile pure che ve lo faccio vedere. Allora, ho umidificato la punta di questo pennello. E ora prelevo. Sono curiosa di capire com'è. Allora, in teoria, per chi ha la palpebra poco liscia come me, data l'età, purtroppo, dovrebbe avere un vantaggio nella stesura di questo ombretto al posto dell'eyeliner. Io non ho la palpebra liscia, avvicino il coso, se no non vedo nulla. E dovrebbe sbavare meno. In teoria, in pratica non si sa. Allora, l'ideale per me, per il mio occhio, sarebbe la matita, visto che comunque la palpebra, se vedete, non è più liscia. Non lo vedete forse da lontano, ma vi assicuro che da vicino non è più liscia come, ovviamente, la palpebra di una ventenne. In teoria la matita dovrebbe essere l'ideale. Il problema qual è? Che la matita dopo un po' mi fa diventare un panda. Ecco, allora non voglio truccare gli occhi, nel senso sto solo mettendo questa cosa perché voglio fare una cosa semplicissima, visto che sto andando solo a fare la spesa. Lo sto umidificando infatti vedete, con la spugnetta che era già molto umida. Allora, vedete? Non faccio la coda proprio perché non voglio esagerare. Non è granché questo pennello da eyeliner, infatti l'avevo comprato per l'eyeliner. L'avevo comprato per l'eyeliner in gel, ma chi, per carità. Allora, la palpebra io non la tiro troppo, la tiro leggermente proprio per agevolarmi nella stesura. Sto facendo una sorta di infraciliare per evitare di fare disastri. È sicuramente più preciso della matita. Onestamente.
non ci vuole molto per me essere più preciso della matita perché sono un disastro. Io purtroppo sono un disastro con la matita. Sono poco precisa con le liner, figuratevi con la matita. Allora, purtroppo, come ho detto, la palpebra è quello che è. Però dovrebbe notarsi meno. Dovrebbe notarsi meno la discontinuità, ecco. Purtroppo. Allora, per essere la prima volta non è male. Bagno ancora un altro po'. La adesso è lunga, oggi devo fare solo la spesa. Però proprio una cosa veloce veloce. Mi dispiace. Allora, io sto cercando purtroppo di fare di tutto per evitare di avere le liner che si vede a zigzag perché non ho più le palpebre lisce, d'altronde. L'età è quella che è. E anche se non si vede, c'è. Non vorrei esagerare, però proverò a fare anche il sotto. E già lo sguardo si è aperto. Sì, decisamente molto meglio anche il sotto. Allora, una volta asciutto, in teoria l'ombretto non dovrebbe sbavare come sbava la matita. Però non è male. Mi sono sporcato, sono un disastro. Sono un disastro, mi sono sporcata. Vabbè, fa niente. Allora, non l'ho portata fino. La porto proprio poco poco più avanti, di pochissimo. E ho volutamente fatto questo effetto sbavato. Anche perché così se sbava veramente non si nota. Dopodiché sfumo leggermente. Ok. Ho volutamente fatto questo effetto sbavato, così se sbava veramente non si nota. Ok.
Dovrebbe in questo modo migliorare un po' la situazione. Adesso approfitterò di questa oretta poco più prima di uscire per lavare i pennelli perché ne hanno proprio bisogno. Allora, visto che ho truccato poco gli occhi, allora intanto mettiamo questo mascara con cui non mi sto trovando male. Devo dire che mi piace abbastanza. Nel frattempo mi sono. Vedete queste macchiette? Questo è. È graziosamente il. L'ombretto nero. Allora, questa palette di Kiko. Di. Che disastro. Scusate. Ovviamente. Allora, questa palette di Mesauda ha una particolarità, fa un sacco di fallout, tantissimo, proprio tantissimo. E quindi tende a sbavare, ma siccome ancora devo fare la base. Sì, le fibre le vorrei, ma non. Non vorrei i peli. Mi piace molto questo ombretto, questo mascara della Essence. Fa delle belle ciglia. Fa delle belle ciglia. Direi che adesso mi pulisco un po'. Allora, così. Volevo provare insieme a voi, ma penso che cambierò idea perché visto che ho truccato poco gli occhi, metterò una bella tinta labbra scura. Volevo provare insieme a voi questo lip pencil fucsia di Chien, l'ho preso da poco. Ovviamente è un rossetto cremoso. È un cremoso che resterà cremoso, quindi me lo mangerò in tempi record. Sentite Blizz che ulula. Probabilmente stava sognando. Sì, stava sognando. Ed è molto inquietante questa cosa. Perché Blizz non ulula più da che è castrato, quindi ululava quando era intero. I cani ululano solo quando sono interi, è un richiamo per le femmine. Di conseguenza è anormale che Blizz abbia ululato mentre stava dormendo. Di conseguenza stava sognando. Sognava probabilmente di essere in un branco, di Chihuahua, la caccia dei gatti, non lo so. Dormiva, è ripreso a dormire, quindi proprio dormiva, sognava. Sapete, i cani sognano. È una cosa strana da dirsi, ma è così. Nel frattempo non mi dispiace, però è un cremoso, quindi non durerà niente, di conseguenza penso che lo toglierò. I cani sognano. Sognano sempre. Io lo capisco perché. Allora, intanto se dormono e sono su un fianco, quindi poggiati sul cuscino, fanno così con le zampine, quindi sognano di camminare, di correre, non so. Sorridono. In sogno sorridono, probabilmente sognano il padrone. Io ogni tanto me lo chiedo, chissà cosa pensa, chissà cosa sognano, cosa. Ogni tanto me lo chiedo. Mi piacerebbe ogni tanto essere nella testa dei cani. Tanto mi piacerebbe. O vedere come vedono con i loro occhi, o sentire come sentono con i loro sentimenti, perché secondo me è una cosa stupenda.
Sono tra le creature più pure, più sensibili. Quasi quasi ve lo faccio vedere, vediamo se vi porto con me. Quasi quasi ve lo faccio vedere, vediamo se riesco. No, non riesco a girare la telecamera. Non riesco a girare la telecamera, mi dispiace. Non riesco a farvelo vedere. Bene, questo è il trucco, ve lo faccio vedere così alla luce. Vediamo che, ecco così. Questo è il trucco. Io vi saluto, vi ringrazio. Al prossimo video. Ciao!